Ben ritrovati, gentili telespettatori, eccoci con una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura apriamo subito con la cronaca, un brutto fatto di cronaca che è accaduto ancora sabato sera con l'esplosione di una bombola di gas all'interno di una abitazione, nella località di Sette Sorelle, a San Stiro di Livenza. Nell'esplosione sono rimasti gravemente feriti inizialmente il papà e il figlio, appunto, residenti in quell'area, e poi anche la moglie, quindi mamma di Simone, che appunto il quarantenne è rimasto ferito. Purtroppo poi questa mattina il capofamiglia è deceduto. Ma facciamo il punto della situazione nel servizio di apertura con le immagini che abbiamo registrato sul posto con Aldo Curtarelli. Il servizio. Non ce l'ha fatta, le ustioni di terzo grado sul 100% del corpo che aveva riportato a seguito dell'esplosione della propria abitazione si sono rivelate troppo gravi. Nemmeno il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è servito a tenerlo in vita. È morto quest'oggi, a meno di 2 giorni dall'incidente, Sergio Mazzardis, il 69enne di San Stiro di Livenza, che insieme al figlio Simone, di 38 anni, di Motta di Livenza, era stato travolto dalle fiamme altissime dopo lo scoppio di una bombola di gas propano liquido da 25 kg all'interno di un garage adiacente all'abitazione della famiglia, al civico 10 di via Condulmer, nella zona di Sette Sorelle, a Sastino. La scena devastante a cui avevano dovuto assistere i primi soccorritori intervenuti sul posto era quella di 2 torci umane, nude e annerite. Entrambi erano stati trasportati d'urgenza al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova. Purtroppo però quest'oggi Sergio Mazzardis è deceduto. Ora le speranze sono tutte concentrate sul figlio Simone che continua nella sua lotta disperata tra la vita e la morte. L'episodio si era verificato sabato verso le 19. I due stavano movimentando una bombola che improvvisamente è esplosa per cause che sono ancora da accertare. Le fiamme, alte 2 metri oltre l'abitazione, li avevano travolti. In loro soccorso era arrivata la moglie di Mazzardis, la mamma quindi di Simone, la signora Rita, che ha cercato di strappare dal rogo i propri familiari, di fatto però rimanendo ustionata alle mani. Per lei si è reso necessario l'intervento dei sanitari che l'hanno trasferita poi al pronto soccorso di Portogruaro. Intanto l'abitazione rimane sotto sequestro per permettere le indagini.